Quello che vi ho appena mostrato è un crunch completo con l'utilizzo del bilanciere. Come fare per effettuare questo esercizio? Andiamo ad impugnare un bilanciere tenendo il polso leggermente più aperto rispetto alle nostre spalle. Ci distendiamo con la schiena sul tappetino e teniamo le braccia belle distese. Il bilanciere deve essere in linea con il nostro petto. Andiamo ad unire le nostre gambe e portiamo le gambe in posizione verticale. Le ginocchia restano leggermente piegate. Andiamo a portare il mento verso il nostro petto, quindi rimanendo sempre con la testa in questa posizione, faremo questo. Avanziamo con il bilanciere verso le nostre gambe e nel frattempo le ginocchia si piegano leggermente in avanti, poi ci portiamo indietro, quindi ritorniamo alla posizione di partenza e chiudo sollevando leggermente l'osso sacro, ma proprio poco poco. Quindi andiamo avanti, uno e due, quindi chiudo, unisco bilanciere verso le mie gambe e ritorno. Uno e due, uno e due. Cerchiamo di non abbassare troppo le gambe verso il pavimento, quindi quando scendiamo non devo andare molto giù, ma le portiamo proprio poco poco, quindi quando vengo avanti sollevo leggermente l'osso sacro e piego un po' di più le ginocchia, spingo bilanciere verso le gambe e ritorno. Quindi riporto bilanciere indietro e spalle avanti, spalle e bilanciere dietro, spalle avanti, gambe bilanciere all'indietro. Mentre seguiamo questo esercizio, cerchiamo di tenere sempre in contrazione massima il nostro addominale. Se io non riesco ad effettuare l'esercizio tenendo sempre la testa sollevata, sarà meno intenso, ma lo posso eseguire poggiando tutte le volte la testa sul tappetino. Ve lo faccio vedere. Quindi avremo questo. Però anche se io tutte le volte mi riposo con la testa sul tappetino, ricordiamoci sempre che quando stacchiamo le spalle non dobbiamo mai tenere il collo all'indietro. Quindi la testa deve essere sempre controllata. Quindi io posso fare questo. Questa è la mia partenza. Schiaccio il mento e mi riposo e mi riposo e ciao e buon allenamento a tutti.